Io e lei, Sabrina Ferilli e Margherita Bai, ciò che nessuno sa sul film. Sabrina Ferilli e Margherita Bai in Io e lei stasera su Rai 1, curiosità. Stasera Rai 1 trasmetterà un film in prima visione, Io e lei con Sabrina Ferilli e Margherita Bai. Il film del 2015, diretto da Maria Sole Tognazzi, racconta la storia di due donne gay, Marina, Sabrina Ferilli, e Federica, Margherita Bai. Nel cast anche Ennio Fantastichini, Sergio, Fausto Maria Sciarappa, Marco, e Domenico Diele, Bernardo, l'attore che è balzato agli onori della cronaca quest'estate quando è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato per aver causato la morte di una donna mentre guidava con la patente sospesa e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In Io e lei, Sabrina Ferilli e la Bai recitano insieme per la prima volta. Il film ha vinto il Nastro d'argento per il miglior soggetto, Sabrina Ferilli si è aggiudicata il Ciak d'oro come miglior attrice protagonista. Maria Sole Tognazzi ha definito il film un pudico e lontano omaggio al film cult Il vizietto con il padre Ugo. Girato tra Roma e la Dispoli, il film Io e lei è stato accusato di fare propaganda alle unioni civili. Piccola curiosità, Margherita Bai ha confessato di aver vissuto attimi di terrore durante le scene con la Ferilli al volante perché, pur avendo la patente, l'attrice a malapena distingueva il freno dall'acceleratore. Io e lei con Sabrina Ferilli e Margherita Bai, la trama del film. Io e lei, di cosa parla il film in prima visione TV in onda stasera su Rai 1 con Sabrina Ferilli e Margherita Bai? Ecco la trama. Federica e Marina sono una coppia e convivono da 5 anni. Marina, ex attrice, lavora nel campo della ristorazione bio. La donna è fiera della sua omosessualità. Federica, architetto, è stata sposata con Sergio e ha un figlio di 24 anni, Bernardo. Quando Marina parla dell'omosessualità di Federica in un'intervista, la donna non la prende affatto bene. Mentre Marina è a Milano per girare un film, Federica inizia una relazione clandestina con Marco, una sua vecchia fiamma. Marina li scopre ma è disposta a metterci una pietra sopra. Federica, però, non sa più cosa vuole. Federica si rende conto di non essere felice e va da Marina. Le due hanno un confronto molto acceso al termine del quale si prendono una pausa di riflessione di 6 mesi. Ci sarà il lieto fine per Marina e Federica o decideranno di chiudere per sempre la loro relazione? L'appuntamento con Io e lei è per stasera, alle 21:25 circa, su Rai 1.